Esistono vari strumenti online per testare la velocità del tuo sito, cercare la causa di eventuali problemi e ottimizzarli. In questo video te ne presento due, entrambi gratuiti: Pingdom Website Speed Test e soprattutto Page Speed Insights di Google. Ovviamente in questo video ti fornirò una panoramica generale dei controlli che puoi eseguire. Per maggiori approfondimenti trovi molte informazioni in rete. Cominciamo da Pingdom. Vai su https://tools.pingdom.com. Indica il nome del tuo dominio per esteso, quindi includendo https://, e www, e in test from scegli da quale paese vuoi provare a raggiungere il tuo sito. Ti consiglio di usare uno dei server europei disponibili. Adesso clicca Start Test e aspetta che il tuo sito venga analizzato. Vediamo insieme i risultati di questo sito di test con un'installazione di WordPress senza alcuna ottimizzazione. In Performance Grade ho ottenuto una lettera C e un punteggio di 72 su un massimo di 100. L'ideale sarebbe ottenere una A. Il tempo di caricamento, load time, è il tempo totale di caricamento del sito, incluse eventuali chiamate esterne. Se questo tempo è alto, verifica nella sezione File Requests. Più in basso, le singole chiamate e nella sezione Response, la presenza di errori 404 o di 301. In questo caso il valore è migliorabile. Sarebbe bene restare sotto i 2-3 secondi anche per ragioni SEO. Il Page Size è la dimensione della pagina analizzata. Se è sopra i 3 MB, verificare nella sezione Content Size by Content Type il totale delle immagini, degli script ed eventualmente ottimizzarli. Controlla anche il numero delle richieste eseguite, cioè requests. Più è alto il numero delle chiamate, più i tempi saranno alti. Questo dato aumenta, ad esempio, se il numero di plugin installati e attivati è elevato. Può essere utile verificare se ci sono chiamate ricorrenti e consultare le sezioni Content Size by Domain e Requests by Domain. Scorrendo la pagina, si trovano le sezioni Improve Page Performance, cioè migliora le prestazioni della pagina, e Response Codes, cioè i codici di risposta tra i quali i reindirizzamenti 301 e 302, le pagine non trovate con errore 404 ed altro. Tieni presente che gli errori 404, ad esempio, peggiorano la velocità e di conseguenza riducono il punteggio del sito. I colori giallo e rosso indicano le aree che richiedono maggiore attenzione. Scorrendo ancora si trova la sezione relativa al peso dei contenuti per tipologia e l'elenco delle chiamate. Ovviamente se trovi contenuti troppo pesanti o chiamate che hanno un valore weight, cioè l'attesa del browser per i dati inviati al server troppo alto, ti conviene intervenire. In questo caso non sono presenti valori anomali. Se hai bisogno di maggiori informazioni, puoi cliccare in alto su Support per visualizzare le guide in inglese. Controlli simili puoi farli attraverso PageSpeed dall'indirizzo https://pagespeed.web.dev. Questo tool di Google fornisce maggiori dettagli e risultati in italiano. Oltre alle prestazioni, che sono relative fondamentalmente al server e alla struttura del sito, questo strumento offre informazioni sulla grafica e sull'ottimizzazione dei contenuti SEO. Indica il nome del tuo dominio per esteso, quindi includendo https://, e www. È interessante la possibilità di visualizzare i risultati in base al dispositivo utilizzato, cioè cellulare e tablet o computer. Fornisce maggiori dettagli sulla cache e sull'accessibilità, dando anche informazioni sul corretto contrasto tra i colori di sfondo e il testo. Essendo un tool di Google, è interessante la sezione dedicata all'analisi dell'indicizzazione. Una volta individuate le criticità, se ti serve una mano per ottimizzare il tuo WordPress, ti consiglio di dare un'occhiata alla nostra guida WordPress, ottimizzazione di un sito. È importante ripetere più volte la verifica e usare entrambi i tool, prima e dopo le ottimizzazioni, anche per vedere l'effetto delle modifiche apportate.